Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Finalmente faccio uno scopriamo le creazioni in resina, non le facevo da una vita. E oggi ho provato tutti gli stampi nuovi che ho comprato da Barbara Lotti. Se vi siete persi il video in cui spacchettavo gli stampi, ve lo lascio sempre sopra la i. E ho utilizzato per questa colata sia la resina della Resin Pro, la normale diciamo, la liquidissima, e poi ho utilizzato anche quella della Prochima, la Sitafoam Visible, per vedere appunto la reazione che faceva gli stampi con le varie resine. Allora partiamo subito dalla resina, quella normale, e vediamo un po', perché ho visto che hanno avuto dei problemi alcune creative con la resina della Resin Pro, però quella liquidissima, perché è molto 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 aggressiva, quindi rovina gli stampi. Io spero di no. Allora vediamo un pochino. Bellissima, stupenda. Allora, questa è Alice nel Paese delle Meraviglie. La cosa che noto subito è che lo stampo non è drittissimo, me ne ero già accorta quando ho messo la resina, perché colava da una parte, però niente che non si può risolvere sistemando lo stampo mentre si cola. E ho fatto questa colata appunto con il rosso, e poi ho inserito anche dei brillantini rossi sempre, e non so se vorrete vedere delle scagliette, quelli là tipo a rombi, che sono fantastiche. Poi con la stessa resina, quindi, perché è lo stesso colore, ho fatto la sirenetta. Eccola, questa è perfetta, è bellissima, bella bella proprio. Devo solo capire fino a quanto riempirla, perché se questo lo devo riempire o no. Se non lo riempio non esce il, cioè se lo riempio fino all'orlo esce solo il solco, se invece non lo riempio dovrebbe uscire proprio il buchino. E anche qui devo un po' vedere come mi devo regolare. Poi sempre con la resina diciamo normale della Resin Pro ho fatto questo bicchiere qui. Opla, lo stampo sembra intatto ed è abbastanza carino. Quindi poi sempre con questo colore che è bianco, anche se questo smalto poi cambia colore e diventa tipo beige, devo trovare un bianco decente, ho fatto Baymax. Opla! Ah, questo è opaco. Baymax è veramente carino, è abbastanza sottile anche, non so fino a che punto possa reggere per eventuali portachiavi, però è molto molto carino. Ho fatto questo qua, questo è, in realtà era uno stampino mio, cioè in realtà questo è uno stampino mio che ho fatto io, però mi avanzava della resina bianca e l'ho voluta colare qui, poi lo colorerò in modo che sembra più decente. Non fate caso alle mie unghie, ma ho appena tolto il colore, quindi fanno veramente schifo, ma dettagli. Questo, allora, questo lo sapete benissimo, io l'ho sempre voluto e desiderato questo stampo, e finalmente adesso ce l'ho. Siete pronti? Opla. No ragazzi, stupendo, è bellissimo. Sono riuscita anche a colorare bene i dettagli, e mi è uscito anche il dorato. No ragazzi, questa come spilla è fantastica, cioè me la metto dovunque. Bellissimo, questo è veramente uscito bene. Ok, e poi sempre con il dorato ho fatto questo, che ho avuto seri problemi a colarlo ragazzi, perché è veramente, cioè, impossibile, ho paura di romperlo. Eccolo, sì, è sottilissimo come immaginavo, specialmente di qua, non so se riuscite a vedere, guardate, di qua proprio è sottilissimo, di conseguenza di qua è uscito sottilissimo, quindi non ho idea veramente come utilizzarlo. Se avete dei suggerimenti ditemelo, perché è veramente veramente sottile. Poi con il con l'oro ho fatto anche questi. Allora, questo qua è il fiocchettino, sì, l'ho fatto tutti quanti dorati, volevo vedere come uscivano e poi magari dopo li avrei decorati. Adesso vediamo un po'. Questi sarebbero dei ciondolini per farci dei bracciali, ma non lo so fino a che punto mantengono e non si rompano, visto che anche questi sono delicatissimi. Tutte le spille, quest'altra spilla, tra l'altro si vede pochissimo, forse ho sbagliato colore, dovevo farlo forse di tipo acciaio. Questa, forse color acciaio sarebbe stato meglio, tipo metallo,
Devo provare la prossima volta questo. E poi abbiamo due scettri. Questo. Questo è veramente carino. E poi questo. Questo è bellino. Guardate che carino. Però con questo gancio, come faccio a metterlo? Cioè si romperebbe subito. Vabbè, non ci ho pensato. Poi con la resina sempre normale della Resin Pro ho fatto anche questo. Questo nei cammei. Allora, i brillantini qua sopra non c'entrano un cacchio perché si vede pochissimo. Non so se riuscite a vedere, è Sailor Mars. Questo qui è quello fatto con la liquidissima. E infatti già si vede meglio, quindi è un problema di brillantini. Brava Ilaria, bravissima. Questo è stupendo ed è Sailor Mercury ed è azzurro. Solo che dovrebbero essere dei cammei, quindi adesso dovrei farci il buchino qui. Questo è bellissimo. Poi questo è Sailor Jupiter, spero, ed è stupenda. E soprattutto non ha una polla. E questo sempre con, in realtà con due resine. Questa è Sailor Moon, anzi proprio è la principessa Serenity, mi sa. Vabbè, e l'ho fatta con due resine. Questa bianca è quella normale della Resin Pro e questa qua gialla è quella trasparente, la Cetaphoam della Prokima. Ed è veramente, veramente, veramente bella. Ho fatto l'ultimo cameo. Dovrebbe essere Sailor Venus questa. Sì. E si vede veramente da Dio. Questa anche l'ho fatta con due resine. Più scura è della Resin Pro, quella normale, e la più chiara è la liquidissima. E infatti ancora un po' molliccia. Vabbè, lasciamoli così che è meglio. Poi sempre con la quella liquidissima ho fatto questa, che è Trilli. Se mi metti a fuoco, grazie. Questa è già più dura. Ma che carina! Guardate! Certo, un po' sul musino ci è uscita una bolla proprio sulla bocca, però dettagli perché è molto carina. Poi ho fatto l'altra scritta Always che mi aveva dato in regalo. Questa mi sembra un po' più spessa, almeno rispetto a questa, e mi sembra anche più carina. Certo, vabbè, la devo sistemare, però dettagli. Ok, ce la posso fare. È veramente molto molto bella. Poi sempre con la Resin Pro, la liquidissima, ho fatto questo. Anche è uscito molto molto bene. Sì, a me non è uscito con le bolle come l'altro che mi è uscito l'altra volta. Ho fatto questo. Ed è l'anello. Molto carino. Ma ho il presentimento che a me non vada. Infatti va tipo qua. O tipo qua, così. E quindi non mi va neanche il bracciale. Bene. Questo l'ho fatto con una tecnica particolare perché ho messo la resina già colorata d'azzurro, di turchese, e poi ci ho messo delle gocce. Ah, ma non me ne ero accorta che era così bellissimo. Ci ho messo delle gocce di smalto, infatti, come vedete, e poi l'ho mescolato dentro stesso un po' leggermente dallo stampo. Ed è tutto quanto sfaccettato, bellissimo. Mamma, ovviamente non mi va. Ovviamente mi sembra pure giusto perché io ho il polso grosso. Quindi penso che questo vada da una bambina, sempre che però devo limarlo. Ed è molto carino. Infine con la trasparente della Prokima ho fatto questo, con un effetto volutamente così, che questo è molliccio. No vabbè, è bellissimo ragazzi, guardate, praticamente è trasparente. E poi ci ho messo delle gocce, ci ho fatto cadere delle gocce di smalto e le ho giusto un po' mischiate, e l'effetto mi piace tantissimo. Sì, e in ultimo, sempre con la trasparente, ho fatto il diamante. E c'è uscita una bolla, vaffangala. Una bolla qua. Non so se la vedete. Eccola. Vabbè. Molto carino. Molto, molto carino. Quindi, ragazzi, queste sono tutte quante le mie creazioni. Per adesso. Stampi approvatissimi,
Fatemi sapere un po' qual è stata la vostra creazione preferita. Magari quando le sistemo meglio ve le faccio sempre vedere su Instagram. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, lasciatemi comunque un mi piace. Io vi mando un grosso bacio, vi saluto e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!